Amici di motorsport.com, continua la nostra serie di interviste ai protagonisti delle competizioni a motore a due e a quattro ruote e quest'oggi lo facciamo in compagnia del nostro responsabile del mondo rally, Giacomo Rauli. Ciao Giacomo. Buongiorno a tutti. E di Andrea Crugnola, pilota ufficiale Citroen nel campionato italiano rally. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, la prima domanda che ti faccio è come stai vivendo questa situazione di quarantena, chiamiamole scherzosamente ferie forzate, anche se non si può scherzare più di tanto in questa situazione? Ma sicuramente è un po' una situazione insolita, dai, perché sembra di vivere in un film. È ormai quasi un mesetto che siamo tutti rinchiusi in casa e per quello che posso fare mi alleno un po' con degli attrezzi che ho, mi alleno un po' col simulatore e cerco di sfruttare queste appunto ferie forzate per ricaricare le energie in vista della ripresa, che non si sa ancora quando sarà, però dovrò poi farmi trovare pronto sicuramente. Giacomo? Ecco, una bella sfortuna direi, perché comunque Andrea arrivi in questo 2020 da pilota ufficiale Citroen, sei stato ufficializzato tra l'altro da poche settimane e stavamo in realtà tutti aspettando il tuo esordio e immaginiamo quanto lo stessi aspettando tu e invece sei costretto forzatamente in casa come tutti, però stiamo aspettando di vederti sulla C3 e invece sei costretto appunto a casa. Ora, qual è il rischio di rimanere a casa così tanto per un pilota come te che sta aspettando magari, posso dire, forse la grande occasione, mi verrebbe da dire. Cosa dici? Ma credo che sicuramente non potendo correre o comunque far test da parecchio tempo si vanno a perdere un po' gli automatismi, però è anche vero che come lo è per me lo è anche per tutti i miei avversari o comunque per tutte le persone, che tutti i piloti che corrono in macchina o in moto, quindi siamo un po' tutti nella stessa barca. Come dicevo prima, quello che si può fare è appunto magari allenarsi un po' con il simulatore per tenere allenati questi automatismi in vista della ripresa. Poi è ovvio che anche io, vista la grandissima occasione, non vedo l'ora di partire, però la situazione è questa, bisogna accettarla e tenere duro, insomma, dai, perché comunque ci sono dei problemi ancora più grossi, quindi l'importante al momento è la salute, dai, e pensare positivo. Certo, adesso finalmente appunto stiamo aspettando questo tuo ingresso in Citroen Racing e appunto la prima gara. Noi però ti abbiamo sempre visto veloce, da tanti anni che sei, insomma, fai vedere prestazioni molto importanti, però è arrivata solo adesso la grande occasione. Secondo te come mai? C'è stato qualcosa già in passato, che ne so, avevi già avuto qualche occasione, poi non è andata a buon fine? Sì, di occasioni non posso dire di non averne mai avute. Qualcuna ne ho avute nella mia carriera, alcune secondo me le ho avute quando ero un po' troppo giovane, anche perché non avendo nessuna persona di riferimento con il quale magari condividere dei pensieri e prendere decisioni, a volte ho sbagliato e ovvio l'ho imparato a caro prezzo sulla mia pelle e quindi ho cercato di imparare dai miei errori, di non ricommetterli fino alla chiamata di quest'anno. C'è stato tanto lavoro dietro, a volte magari non si vede, però per arrivare a correre a certi livelli e fare certe gare ci vuole parecchia applicazione. Certo, ci puoi raccontare com'è andato questo tuo approccio con Citroen in Italia che ti ha portato poi a diventare pilota ufficiale? Ma devo dire che la stagione dello scorso anno è stata sicuramente l'ago della bilancia, nel senso che ho fatto una bella stagione, ho fatto delle belle prestazioni e penso che forse la qualità principale che hanno visto in me è stata quella che non ho mai mollato, perché tante volte durante l'annata magari sono stato attardato da qualche mio errore piuttosto che da qualche problemino tecnico che ci può stare una stagione, e non ho mai mollato, ho sempre cercato di tenere duro fino all'ultimo l'ultimo centimetro delle prove speciali e parecchie volte sono riuscito proprio sul filo di lana a guadagnare magari una o due posizioni, e quindi penso che questa qualità
sia stata notata. Hai una grande fama di tester, cioè sappiamo che hai fatto tante prove per tante altre case, hai provato tante macchine, quindi insomma è una dote che ti hanno riconosciuto in tanti. Ora, avendo fatto pochi chilometri sulla C3, se non ricordo male un test di pochi chilometri, sarà per te, come posso dire, la tua dote può aiutarti a entrare in confidenza con la C3 per l'inizio della stagione, o secondo te invece sarà una cosa problematica? No, sono sicuro che potrà sicuramente aiutarmi, perché diciamo che nella mia carriera non ho mai avuto a disposizione dei grossi budget, quindi non ho mai avuto possibilità di svolgere dei test pre-gara. Sono sempre stato fortunato per quanto riguarda, diciamo, una mia qualità, è sempre stata quella di adattarmi subito a delle nuove macchine, a delle nuove gomme, ai cambiamenti. Quindi io sono molto ottimista, anche se comunque ho svolto pochi chilometri. Il primo contatto con la C3 è stato secondo me positivo, e quindi quest'anno che potrò comunque svolgere parecchi test pre-gara è ovvio che può essere soltanto un vantaggio. Poi dopo non bisogna sottovalutare gli avversari, perché sappiamo che vanno tutti molto forte e si prepareranno anche loro come si deve, come hanno fatto anche lo scorso anno, quindi io non sottovaluto nessuno, ma rispetto al passato ho più possibilità di prepararmi al meglio. Dal punto di vista tecnico, che cosa ti ha stupito della C3? È vero che hai fatto pochi chilometri, è difficile effettivamente stilare una lista di cose negative o positive, ma la prima cosa che ti ha proprio colpito di primo acchito? Direi la reattività della macchina. Mi è sembrata molto molto reattiva, e poi anche l'elasticità del motore. Devo dire che queste due cose sono sicuramente quelle che mi hanno colpito maggiormente, avendo percorso pochi chilometri e con un fondo bagnato, quindi è ovvio che con un fondo asciutto poi cambia ancora di più il comportamento della vettura, posso spingere di più e posso magari scoprire delle nuove cose che non ho scoperto in quel periodo test che abbiamo fatto. Ok, questa nuova avventura in Citroën è per te l'opportunità della carriera, o punti già, cioè è la chiusura del cerchio, o è un passaggio verso qualcosa di chissà ancora più bello? Come la giudichi? Come in realtà vivi? Tutte le cose che hai detto te, perché comunque è sicuramente un'occasione da non sprecare, questo è senza ombra di dubbio. Quello che voglio fare adesso è concentrarmi sul presente per avere un miglior futuro, quindi è proprio per questo motivo che tutte queste tre cose che hai elencato tu, ma ovviamente adesso devo proprio concentrarmi su questo 2020, se partirà, e dimostrare di essere pilota adatto per guidare la Citroen C3. Sarai coinvolto in qualche test di sviluppo della macchina, o è una cosa che invece è solo nelle mani di Citroen Racing, quindi parliamo di Satori per intenderci? Al momento, ti dico la verità, non ho ancora parlato di queste cose, perché doveva ancora iniziare la stagione quando tutto è stato fermato per il coronavirus, quindi penso che nel caso sarà anche in base ai risultati che riuscirò a conseguire, questo sicuramente. Ecco, facciamo un passo indietro, quindi parliamo del 2019, perché appunto sei stato grande protagonista, secondo me una stagione strepitosa da privato, e vorrei che tu ci raccontassi intanto la soddisfazione più grande che hai provato nella stagione scorsa, e invece quella che più ti ha lasciato rammarico, perché hai sfiorato il titolo, possiamo dirlo, insomma. Allora, parto dai rammarichi, e onestamente in una stagione di 8 gare qualche piccolo errore l'ho commesso, ma come tutti i miei avversari, quindi sì, forse se devo sceglierne una, probabilmente la foratura di Roma, Rally Roma Capitale, perché ho fatto una bella gara, e è una gara che mi affascina molto, devo essere onesto, e mi sarebbe piaciuto molto vincerla, anche perché fa parte poi del campionato europeo. Mentre penso la soddisfazione più bella, Verona, perché è stata un po' la mia prima vera vittoria assoluta nel campionato italiano,
e anche lì ho fatto veramente un bel weekend, e quindi direi che queste qui sono le due, il punto alto e il punto basso della stagione. Dai. Ecco, nel punto alto, Andrea arriva al traguardo del Due Valli, vince la gara. Che cosa hai pensato? Finalmente, che cosa hai pensato? Diciamo che non esterno mai tantissimo le mie, diciamo, sensazioni, quindi ho veramente gioito i primi 5 minuti dopo l'arrivo dell'ultima prova speciale, però poi mi sono messo subito a pensare al Tuscan, perché sapevo che sarebbe stata poi la gara che avrebbe deciso il campionato, quindi tendo a non godermi tanto queste cose, perché poi bisogna sempre, comunque, ogni gara, ogni prova speciale, riconfermarsi, e questa è senza dubbio la cosa più difficile. Dunque potrò essere contento quando riuscirò a portare a casa un titolo, quello sicuramente, però bella soddisfazione, ma poi subito testa al Tuscan. Ecco, hai detto la parola chiave, secondo me, anzi non secondo me, purtroppo del 2019, perché si è verificato quel caso dei chiodi del Tuscan. Sei contento di come la giunta sportiva è riuscita a chiudere quel caso, perché era molto spinoso, mi viene da dire, è stato molto importante sia per il campionato ma anche per l'incolumità di voi piloti, perché insomma i chiodi sono pericolosi, andate forte su strade non piste dove ci sono tante vie di fuga. Come la pensi, come l'hai vissuta questa cosa? Io credo che se hanno preso quelle decisioni è perché hanno sicuramente valutato che era la strada da percorrere, quindi io non posso che essere d'accordo, e sono contento anche che è stata fatta una nuova, diciamo, regola per evitare di far capitare altri episodi di questo tipo, almeno noi piloti siamo anche un po' più tutelati. Sì, che secondo me è importante, perché comunque, ripetiamo, cioè voi correte su strade in cui non ci sono vie di fuga particolari, andate fortissimo, specialmente poi, vabbè, vi vedo su asfalto, ma anche su terra, insomma, e una situazione del genere è stata veramente spiacevole per voi, ma anche poi per chi, come i team, come il tuo team che ha investito soldi, eccetera, insomma, quindi il tuo attuale team, tra l'altro, che poi, insomma, dal risultato ha vinto il titolo costruttori. Ecco, quindi sicuramente è una cosa importante. Però voglio rimanere nel CIR, voglio rimanere a parlare del CIR con un tuo parere sul calendario 2020. Ti piace? Sì, è dal 2018 che partecipo a tutte le gare del CIR, e devo essere onesto, sono tutte gare che secondo me meritano di essere nella massima espressione del campionato italiano. Sono tutte gare comunque con della storia, con della storia, quindi gare importanti, gare belle, gare dove il rally è molto sentito. Poi è ovvio che ognuno ha un po' le sue preferenze all'interno del calendario, anche magari per quanto riguarda la conformazione delle prove, perché possono venire meglio o peggio, però io penso che il calendario dell'italiano sia bello, sia spettacolare, e anche perché comunque sia lo scorso anno questo calendario ha portato i piloti a giocare, quattro piloti a giocarsi il campionato sull'ultima prova speciale, l'ultima gara, quindi anche per questo motivo credo che sia la formula azzeccata. Chi avverti come tuo possibile avversario in questa stagione, Andrea? Direi basso, soprattutto perché ovviamente è il Il campione campionato. italiano in carica, però io credo che il livello negli ultimi anni stia crescendo sempre di più, e quindi non c'è da sottovalutare nessuno. Ci saranno altri piloti quest'anno che faranno bene. Dunque vediamo, dai, più siamo e più spettacolo c'è. Torno un attimo al calendario, non tanto per le gare che sono all'interno del calendario, quanto per la conformazione. Sono spesso prove, sono tante prove, ma molto brevi. È una cosa che ti aggrada, preferiresti magari averne meno, ma più lunghe. Come la vedi? Ma non è una risposta semplice a dare questa, nel senso che sappiamo tutti che per contenere comunque i costi che sono molto elevati,
le gare non possono essere più lunghe di 150 km, poi ci sono eccezioni come Roma che è europeo e Sardegna che è mondiale. Avendo 150 km di speciali, se si fanno prove troppo lunghe si rischia poi di avere un rally con 5-6 prove speciali e dunque non è il massimo magari anche per il pubblico, perché il pubblico si sposta nei weekend, se il pubblico viene per guardare solo due prove non è magari il massimo. Poi a livello mio di guida pura è ovvio che su una prova lunga magari riesce a fare di più la differenza, ci sono più incognite, però bisogna prendere quello che c'è al momento e che secondo me, ripeto, la formula è comunque valida, perché lo scorso anno è stato un gran bel campionato. Ecco, adesso noi ti vediamo in Felpa Citroen, che è un bellissimo punto d'arrivo per un pilota perché sei un ufficiale, però per arrivare ad indossare quella felpa e a correre con la Citroen C3 R5 ufficiale, hai fatto un percorso. Partiamo dall'inizio, proprio dal primo passo che hai fatto. Da dove è nata questa grande passione per i rally? Mio padre ha sempre un motore, anche lui quando era giovanissimo con i kart, poi con le macchine da rally, ovviamente a livello, diciamo, molto amatoriale, perché comunque siamo una famiglia umile, dunque anche lui ha avuto sempre a disposizione i 4 soldini che riusciva a trovare o che magari faceva, lavorava un po' di più, quindi li buttava nelle gare. Quindi sicuramente lui è quello che mi ha influenzato un po' di più. C'è da dire che non sono stato obbligato o forzato, e questo è sicuramente una cosa positiva. Quindi sì, essendo sempre stato sin da piccolo nell'ambito comunque motoristico, ho preso la malattia e poi ho iniziato anch'io con i kart fino a quando poi non ho debuttato con le macchine da rally. Qual è stata la scintilla che ti ha fatto propendere per i rally e non per la pista? Allora, in realtà all'inizio io non avevo intenzione di provare a correre rally, perché non ero molto concentrato sulla pista, però devo essere onesto che la pista costa parecchio. Io sono arrivato a buoni livelli con i kart, ho corso ufficiale per qualche team, però poi le cose sono iniziate ad andare un po' male all'inizio della crisi, quindi hanno iniziato a prendere piloti magari dell'est Europa molto facoltosi e mi hanno messo un po' di sparte. Quando ho capito che non c'era più spazio per me, ho fatto un annetto senza correre, perché avevo allora 17 anni, e poi appena ho fatto la patente, 18 anni che ho fatto la prima gara, è stato diciamo che la cosa che mi ha stregato è proprio l'adrenalina che ho provato a fine della prima prova speciale. Quello è sicuramente il fattore che mi ha fatto cambiare idea. Ti ricordi la tua prima gara nei rally? Sì, me la ricordo molto bene. Ce la vuoi raccontare? Allora, è stato, mi sembra, verso settembre 2007, se non dico una stupidata, comunque periodo estivo, a un rally sprint delle Valle Solane. E tra l'altro mi navigò il navigatore con cui smise di correre mio padre, che fece l'ultima gara, quindi sicuramente una bella emozione per me, ma anche per la mia famiglia, per il suo ex navigatore. E mi ricordo che le prime prove ero un po' impacciato col cambio, perché guidavo una Clio N3 con camminesti frontali, che delle volte a metterle marce non era... Ho fatto qualche errore in scalata e il motore non era molto contento, però ha resistito. Alla fine sono riuscito comunque a portare la macchina al traguardo senza fare uno sfreso, che era l'obiettivo. È stata la tua prima soddisfazione, grande soddisfazione in rally, o c'è una vittoria in particolare che dici questa mi ha fatto fare il salto, un salto di qualità magari? Allora, la vittoria più bella in assoluto, credo, più emozionante, è stata sicuramente quella che ho conseguito nel 2014 in Svizzera, Rally du Valais, che fu la prima gara internazionale che riuscì a vincere. E mi ricordo benissimo che c'era mio papà, mio fratello e questo navigatore che correva con mio papà sull'ultima curva dell'ultima prova, e è stata veramente una bella emozione.
Ecco, è bello sentire il tuo racconto perché comunque, come hai detto, provieni da una famiglia normale, insomma, diciamo, niente di, insomma, come le nostre, una famiglia molto normale. E mi viene in mente, ho sentito qualche giorno fa Neville parlare delle sue origini, Thierry Neville che corre nel Mondiale Rally, e diceva: io vengo da una famiglia normalissima e ho lavorato nel frattempo e sono riuscito a fare la mia carriera, appunto, mettendo tutti i soldi che riuscivo a guadagnare nelle corse. I miei non erano molto contenti. I tuoi invece come l'hanno presa questa tua scelta? Ma no, loro sono i miei primi tifosi, quindi non mi hanno mai ostacolato, anzi, hanno cercato di spararmi la strada. Sono molto contenti di quello che faccio, vedono che amo il mio lavoro e dunque, vedendo la mia contentezza, non possono che essere felici. Ok, guarda, volevo parlare anche un po' di WRC con te. So che per vari motivi hai fatto anche il commentatore per Fox Sport, ma quello poi lo riprendiamo più tardi. E secondo te questo Mondiale 2020 vedrà il ritorno della Toyota al titolo costruttori, e con magari, insomma, sappiamo che c'è Sébastien Ogier che è passato dalla Citroën alla Toyota dopo l'uscita stessa di Citroën dal mondiale, o Hyundai ha degli assi difficili da battere, perché abbiamo Ottanak che è il campione del mondo che è andato in Hyundai, e c'è comunque Thierry Neville che secondo me è sempre un pilota da tenere in considerazione. Allora, quello che è senza ombra di dubbio, come si dice, senza ombra di dubbio, sicuramente sono due squadre estremamente, con delle line-up estremamente competitive. Al momento forse vedo Toyota leggermente più avvantaggiata, ma probabilmente non tanto per quanto riguarda il valore dei piloti, ma penso per quanto riguarda il livello tecnico della vettura. Questa è una mia opinione che viene data in base alle immagini che si vedono. Poi magari la Hyundai in realtà è molto superiore alla Toyota, e poi penso che Tanaka debba anche un po' adattarsi alla nuova vettura, perché come diceva proprio lui a Monte Carlo, l'uscita di strada è dovuta anche alla poca conoscenza del mezzo. Quindi il suo valore non si discute, come ripeto, non si discute il valore degli altri piloti, però probabilmente deve un po' adattarsi, mentre ho visto già un Ogier e soprattutto un Evans, penso che sia stata la rivelazione, oltre a Rovanperä, di questo inizio di stagione, che hanno fatto faville sin da subito. Quindi secondo me Toyota è un filo avanti a Hyundai per quanto riguarda la lotta costruttori, probabilmente anche piloti. Ecco, hai detto secondo me un cognome molto interessante, Rovanperä. Rovanperä sembra avere un futuro assicurato, ma questo futuro sembra vicino, cioè sembra già avere in mano una Toyota, comunque che è una gran macchina, ma lui, ricordiamo, viene dal WRC2, quindi correva con vettura R5. Lui ha sicuramente in mano un gran bel futuro. È stato bravo a sfruttare tutte le tantissime occasioni che gli sono state date, avendo secondo me vicino un padre che aveva già percorso questa strada. È stata una figura fondamentale per cercare di non cadere magari in alcuni trabocchetti o comunque commettere alcuni errori. È stato bravo a non essere forse troppo, diciamo, presente, perché anche quello penso che per un genitore non sia così scontato e così semplice. E Rovanperä, abbiamo visto in Svezia battere proprio Ogier nella Power Stage e fregargli il terzo posto, quindi penso che sia già un pilota praticamente completo, perché comunque dopo una pressione del genere cosa vuoi dirgli? La seconda gara su un R5, che è terza perché ha fatto, vabbè, anche una gara allenamento all'Arctic Lapland, è già un pilota che potrà finire sicuramente nella top 5 a fine anno, probabilmente non nella top 3, perché magari alcune gare non avendole mai percorse con RC, mai fatte con una Bordina WRC Plus, dovrà limare qualcosina, però è sicuramente molto bravo e soprattutto molto intelligente, perché
in tre gare non ha ancora fatto un piccolo danno, anche a Monte Carlo, gara di debutto, mille pressioni, gara difficilissima, è stato intelligente, ha portato a casa un quarto posto, quindi non so cos'altro aggiungere, onestamente. Il WRC è ibrido, ormai ufficiale da qualche mese, lo sarà dal 2022 col nuovo regolamento. Allora, abbiamo sentito i team principal tutti d'accordo, mentre alcuni piloti hanno già iniziato a parlare abbastanza male, con toni piccati, di questo nuovo regolamento. Per quello che sappiamo, tu come la intendi, come me la interpreti e qual è il tuo pensiero? La formula che c'è in questo momento è sicuramente una formula super vincente, perché dagli anni, non so, tantissimi anni che non si vedevano dei campionati e delle gare così belle, così tirate. Quindi è sotto l'occhio di tutti che le WRC Plus sono molto belle e soprattutto molto spettacolari. Hanno riavvicinato un sacco di appassionati, anche siamo riusciti a tornare a trasmettere le WRC in televisione, che non è proprio così semplice, quindi anche per gli sponsor è diventato un prodotto abbastanza appetibile. Cambiare una formula che sta funzionando parecchio non è mai semplice, ma dall'altro lato bisogna anche poi seguire un po' il mercato dell'automotive, perché comunque c'è sempre il costruttore che deve finanziare questi progetti, e dunque era normale che prima o poi l'ibrido bisognava introdurlo. 2022 è ancora abbastanza lontano, vedremo un attimino. Abbiamo ancora 2 anni davanti, magari troveranno delle altre formule, non lo so. Ovviamente non ho la palla di cristallo, però sicuramente trovare un'altra formula vincente come quella delle WRC Plus non è così semplice come dirlo. Ecco, a proposito del tuo trascorso come telecronista, come già anticipato Giacomo in precedenza, come ti sei sentito con la cuffia e il microfono in testa a dover raccontare poi i giudizi tecnici sulle vetture, sulle gare di altri piloti? Perché dal No. nostro punto di vista sei sembrato molto competente, lo dico sinceramente. Ma Confermo. onestamente è una gran figata, devo essere onesto. È proprio bello, mi piace tantissimo. Spero di poter tornare a farlo a breve. È un'esperienza che mi ha fatto sicuramente crescere. È un'esperienza che non è magari così semplice come si può pensare, perché comunque devi seguire alcune regole, e non avendo studiato comunque giornalismo, non è stato per me all'inizio semplice. Dunque, è stato bello, formativo. Poi ho sempre avuto comunque dei compagni di merende molto simpatici, che mi hanno anche aiutato, mi hanno fatto imparare. Quindi diciamo che me la sono proprio goduta come esperienza, e ripeto, spero di poter tornare presto a farlo, perché è sicuramente un lavoro che mi piace. Giacomo, in pratica ti vuole già rubare il lavoro. Senti, Non scherziamo, io sto bene dove sto. una caratteristica che pensi essere, reputi essere un tuo grande punto di forza, invece un aspetto della tua guida, del tuo essere pilota che invece devi ancora migliorare, senti di dover ancora migliorare. Punto di forza, come dicevo in precedenza, è proprio quello di riuscire ad adattarmi subito ai cambiamenti. Quello, per fortuna, l'ho sempre avuta come caratteristica, e fortunatamente fino allo scorso anno l'ho mantenuta. Vediamo quest'anno se riuscirò a confermare questa cosa o meno. Punto debole. Magari in alcune situazioni dovrei essere ancora un po' più calcolatore, perché rispetto al passato è una cosa su cui ho migliorato, però poter vincere campionati è veramente una qualità fondamentale da possedere, questo è sicuro. Quindi diciamo che in questo momento storico sei più Colin McRae che non Carlos Sainz. Buttiamola da Sì, dai, sì. questo punto di vista. C'è qualche pilota del passato o anche del presente che prendi a tuo esempio?
Ce ne sono così tanti che mi piacciono che è difficile dirne uno, onestamente. Non faccio fatica a dirlo. Ce ne sono tantissimi che mi piacciono a livello di piloti, di stile di guida. Poi c'è chi ha una caratteristica che mi piace di più, chi di meno, però ce ne sono tantissimi bravi, soprattutto quelli che corrono al giorno d'oggi a livello top nelle URC. Nel mondiale sono tutti molto vicini, quindi vuol dire che il livello è stratosferico, vanno tutti più o meno uguali. Senti, invece, alleggerendo in chiusura di intervista un po' il tema, abbiamo visto una sfida ai fornelli via Instagram tra te e Rachele Sommaschini. Chi è che cucina meglio dei due? Ma diciamo che ce la siamo cavate tutte e due, dai. Forse lei è un po' più allenata di me, però anche io intanto mi diletto in cucina di domenica così, quindi bene o male siamo usciti tutti due salvi da questa iniziativa che abbiamo fatto e che magari poi riproporremo ancora prossimamente, visto che comunque siamo chiusi in casa. È un problema perché tra un po' inizierò anche a rotolare se non finisce la quarantena. Ho bisogno di tornare ad allenarmi con la bicicletta perché è un attimo mettere su chili. Ma se volete, quando finisce la quarantena e volete ancora continuare a cucinare, se io che Giacomo siamo disponibili per finire i piatti, non è assolutamente. Assolutamente. Ci assumeremo come tester allora. Va benissimo, è quello che ci riesce a meglio. Siamo forti come tester. Amici di motorsport.com, direi che l'intervista è in chiusura ormai. Noi ringraziamo tantissimo Andrea per lo spaccato che ci ha offerto sul mondo del CIR e speriamo di averlo presto nostro ospite. Perché no? Magari possiamo organizzare delle rubriche fisse anche con lui, visto che comunque si comporta anche molto bene, oltre che come pilota, anche come giornalista. Grazie Andrea. Grazie a voi, volentieri, dai, se ci sarà l'occasione, ne sarò sicuramente contento. Grazie anche a te Giacomo, grazie. Voi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, condividetelo, noi ci vediamo al prossimo video di motorsport.com. Ciao a tutti! Alla prossima!